e quindi essendo entrata in tutte le case della nostra regione Trentino Alto Adige, diciamo è stata una presenza costante e direi in un certo senso anche felice all'interno della nostra quotidianità. Potrete vedere proprio il volume delle pagine bianche del piano terra, che ne sarà le più belle, che all'interno della sua opera sono facilmente realizzabili, quindi si potrebbe parlare della pop art, si potrebbe parlare della nuova figurazione italiana, che viene purtroppo, a nostro dire, maggiormente apprezzata all'estero che nel nostro paese, nonostante ci siano un paio di movimenti, un paio di fermenti, soprattutto in alcune aree del nostro paese, quale può essere Venezia, può essere Milano con Italian Factory, e siamo comunque felici di poter ospitare questa mostra anche perché l'apparato critico che ha seguito Michela è tra i migliori, a mio giudizio, oggi presenti sul nostro paese, sul nostro territorio, proprio perché una delle caratteristiche, insomma, tipicamente italiana della contemporanea sono le famiglie curatoriali, no? Quindi abbiamo i Politti, abbiamo gli Sgarbi, abbiamo i D'Averio, abbiamo i Bonito Oliva, e noi diciamo passa il tempo volentieri a farsi curare un po' l'altro la contemporanea. Vedendo invece dal parato critico che ha seguito Michela, posso dire, insomma, con orgoglio da parte mia, che le persone che hanno parlato di lei, insomma, hanno fatto un lavoro egregio, insomma, e penso che abbiano anche reso conto della indole di Michela piuttosto che dell'apparato concettuale, perché cosa che mi piace molto di quest'artista è il fatto che non tenta assolutamente di mascherarsi dietro a concetti effimeri o autoreferenziali, nel senso che la sua pittura è questa, voi la vedete, la potete giudicare, e è anche un merito questo aspetto per me, proprio perché si dà una chiave nei confronti dell'arte contemporanea che spesso con il sistema dell'arte viene e questa è un'immensa gioia per me, perché ci fa capire che